con Alessandro Zanon, lei è, diciamo, il portavoce dell'associazione Pro Susso Lins qui a Susso Lins di Teglio Veneto. Questa sera la casera con l'arrivo della Befana per i doni ai bambini. Ecco, questo tipo di iniziativa nasce alla fine di un anno, sia pure il 2018, intenso con numerose attività. Come è andata l'anno passato e quali saranno i programmi per il prossimo anno? Sì, questo è il primo appuntamento per il 2019 di un'attività che coinvolge la nostra associazione, la Pro Susso Lins, per il corso di tutti i mesi dell'anno. Questo appunto è il primo, poi prosegue l'attività del centro anziani fino alla tarda primavera, per poi arrivare all'estate ragazzi nel mese di luglio, poi la tradizionale sagra del Lengal nel mese di agosto, poi si conclude con il pranzo sociale nel mese di ottobre e poi riprende nuovamente in autunno con di nuovo il centro anziani. È un'attività che ci coinvolge appunto nei 12 mesi, il consiglio direttivo appunto 17 persone, ma molti collaboratori volontari che ci danno una mano per portare avanti diversi appuntamenti tradizionali come quello di questa sera. La foghera che qui da noi trova traccia addirittura tra gli archivi della diocesi di Concordia Sagittaria Pordenone ancora nel 1500, poi si è sviluppata nei secoli successivi ed ha preso la forma odierna nel 1900 per interrompersi solo in occasioni delle guerre. È una cosa a cui noi crediamo molto e la portiamo avanti, unica qui nel nostro comune di Teglio, al contrario verso Cordovado e una delle altre 4-5 che ce ne sono, e teniamo molto appunto perché portiamo avanti questa tradizione innanzitutto, ma anche perché è un'occasione di incontro per le famiglie più piccoli che ricevono i doni della Befana. Abbiamo visto anche questa sera quante famiglie, quanti numerosi sono stati i bambini che hanno partecipato. Ecco, lei è anche un amministratore comunale, seppur ormai verso la fine del mandato, ma diciamo che Susso Lins e Cintello, sono le due frazioni così di Teglio Veneto, sono molto attive sia nelle sagre che nella beneficenza e nelle manifestazioni. Attendiamo, certo, un po' il ritorno di Teglio Veneto, si è bloccata un po' col palio, però speriamo che ritorni. Sì, le attività che portano avanti le associazioni di volontariato sono fondamentali perché vanno anche a sopperire quella che può essere la mancanza, una carenza di attività e formazione che il comune oggi come oggi può portare avanti. Questo lo ricordiamo nelle varie occasioni in cui abbiamo il piacere appunto di partecipare, questa è una di quelle. È importante perché soprattutto nelle fasce sociali più deboli come gli anziani e i bambini, sappiamo quanto è importante è avere un supporto per le famiglie sia nel periodo estivo ma anche in appuntamenti come questo, avere un riscontro e un punto di approdo certo e duraturo nel tempo. Ecco, la ringrazio e ci rivedremo sicuramente molto presto per altre iniziative che o qui o all'interno del comune noi saremo presenti come TV, insomma. Certo, noi abbiamo anche una pagina Facebook come Pro Susso Lins, oltre che il profilo dove sono riportate tutte le informazioni necessarie e viene aggiornata sugli appuntamenti vari che andiamo a promuovere nel territorio, quindi sicuramente sono importanti veicoli di informazione sulle nostre attività.